Allora, partiamo dal presupposto che questo video non ha completamente senso e semplicemente andremo a spammare il tasto random e vediamo le fusioni più divertenti che ci escono, tipo Kakmer, Snork, cos'è, raga, cos'è? Possiamo anche fare questo, che ci inverte praticamente la base con la faccia che vanno ad applicare sotto e viene Kangaslax. Cos'è Abtu? Ah, raga, è troppo bello, sto sito è malato. Squirtra. Squirtra, certo. Elettrino! Cos'è? Sto video non ha senso. Oddio, questo è pure figo. Cioè, se fosse disegnato meglio sarebbe pure figo sto foto. Ion. Riccardo, infettala. Se, allora, guarda, sembra un Pokémon perla, cioè un po' con una perla dentro più di Cloyster, questo Weezer. Ha senso. Geotrio, di cui una faccia è Geo, tutte le altre due no. Bellissimo, è troppo. Sembra tipo Meltan, però fatto in prima gen. È fantastico. Pinbone, è brutto come poche cose. Cusir, ma che è? Un piatto marocchino. Mister Ras. Come si fa a non... Sendak, ecco. Forse penso sia la testa di Pokémon che ci sta meglio sul corpo di Golduck, oltre ovviamente a Golduck. Ma ho l'impressione che invertendo... anzi, Palacio lo amo, sta bene su... Cioè, sta malissimo su tutto. Sta male su tutto. Bella questa fusione, Machamp con Machamp. Grave... Grave 8 è bellissimo. Mister Tf. E che significa? E quindi questo è Meowth Mime. Meow Mime. Però Mister Tf è bellissimo. Raichi, madonna mia, ma è stranissimo. Cioè, è un narvalo. Cioè, avete presente? Vabbè, questo è un narvalo comunque. È stranissimo. Madonna, ma... Cioè, allora, questo concept di Pokémon è fighissimo. Il problema è che... Perché poi tiene i baffi se la faccia è quella di Nidoking? Non dovrebbe averceli, però i baffi sono fighissimi. Dokkin, quindi Sidrio. E certo, al solito con una testa di Seeking e le altre due di Dodrio. Arctic Dra, certo, beh, a malapena si capisce che c'ha la testa, faccia di Articuno, quindi diventa Sicuno. Sicuro! Sicuro! A parte che è bellissimo, perché la faccia di Articuno è così piccola che viene benissimo che mettere quella di Sidra. Quindi questa finora è la fusione più bella che abbiamo incontrato, secondo me. Poi c'è un nome che è tutto. Sicuno. E Spearfetch'd, che ci sta troppo bene, ragazzi. È preciso. È Farfetch'd for Malola. È perfetto. Paorb. È una palla con la faccia di Paras. Se no c'è... Voltras, che è bellissimo. Ragazzi, Voltras è bellissimo. Questa è forma base elettrocoleottero. Tac, fatto. Bellissimo questo, ragazzi. Ragazzi, le fusioni con Parasect sono bellissime perché sembra che tutti i Pokémon ci abbiano gli occhiali. Tipo Paradon, che ha il nome di un farmaco, ma... Oppure Risect, che non so perché dovrebbe esistere, ma pure è bello. Oddak. Ragazzi, Oddak fa troppo ridere perché... Odd in inglese significa strano, quindi sarebbe papera strana. Effettivamente lo è, perché la papera con sta faccia è sotto effetti di acidi, è clamorosamente sotto effetti di acidi sta papera. Graworb. Oppure ragazzi, Voltorb perché sta bene sul corpo di tutti? Perché c'ha sta faccia senza naso, che rende tutto cattivissimo. Tra l'altro sto Pokémon potrebbe essere di qualsiasi tipo al mondo. Yo, Pidgbro, yo. Wara. Aborto! Con questo chiudiamo sto video per favore. Se volete altri video di Pokémon Official lasciate un commento, un saluto, sto morendo.